Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere come fare la zuppa di pollo cremosissima, sana e deliziosa. Vediamo la ricetta. Gli ingredienti per fare una zuppa di pollo cremosissima sono 3 cosce di pollo dissossate, divise e senza pelle, 100 g di cipolla, 100 g di carote, 100 g di sedano, 100 g di piselli, 200 g di patate, 200 g di cimette di broccoli, 2 spicchi di aglio, 2 cucchiai di farina integrale, 800 ml di brodo di pollo, 4 cucchiai di olio, sale e pepe, fiamma medio-alta e 4 cucchiai di olio, la cipolla. Le carote, il sedano, e facciamo cuocere per 4 minuti, l'aglio. Facciamo cuocere per 30 secondi. E aggiungiamo la farina, che è quello che darà cremosità alla nostra zuppa. Le patate. E adesso il brodo. Nel frattempo amalgamiamo. Il brodo potete farlo con le ossa del pollo e con gli scarti di questi ortaggi. Aggiungiamo le cosce di pollo. Questa zuppa noi la facciamo almeno una volta alla settimana, perché soprattutto in questo periodo freddissimo ci si ammala spesso. E si sa che il brodo di pollo, però ancora meglio facendo questa zuppa di pollo, aiuta un po' contro i malanni di stagione. È la zuppa che faceva la nonna un tempo per curare i raffreddori e i sintomi influenzali. A questo punto copriamo e abbassiamo la fiamma, deve essere media, per portare la zuppa a sobbollire. Dopo 10-15 minuti il pollo sarà ben cotto e possiamo toglierlo dalla zuppa. Lo togliamo perché lo sfilacceremo grossolanamente. Questa zuppa è buonissima a pranzo o a cena e potreste anche fare un po' di pasta integrale. Se la mangiate per pranzo, la volete ancora più ricca. A questo punto aggiungiamo i piselli. E i broccoli. E li facciamo cuocere sinché diventano di un verde brillante, quindi una decina di minuti massimo. Sfilacciamo grossolanamente quindi il pollo. Trascorsi 10 minuti ci rimettiamo il pollo. E condiamo con sale e pepe.
Bene, la nostra zuppa di pollo, vedete, è venuta cremosissima. Se rifate la nostra ricetta, fatecelo sapere nei commenti. E se vi piacciono le nostre idee in cucina, iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek. Esce una ricetta a settimana. Alla prossima ricetta! Ciao! Com'è? Buona. Complimenti. Grazie. È molto buono. Bene.